Benvenuti nel mio canale. La notizia di oggi è un maledetto infortunio lo ha privato della vittoria. L'arrivo in finale dove tutti, o quasi, pronosticavano la sua vittoria. Poi l'infortunio ha rovinato tutto, ma non un'esperienza che ricorderà sempre con piacere. Edoardo Tavassi è ritornato a casa e, lentamente, sta riprendendo quei ritmi e quelle abitudini che fatalmente si sono perse durante le settimane sull'isola. Ha ripreso i contatti con amici, conoscenti e fan che lo hanno seguito durante la sua avventura in Honduras. Uno di loro gli ha persino chiesto quale lavoro facesse e lui ha risposto: Edoardo Tavassi e la sua voglia di cemento, 99 giorni a Cayos Coquinos, in Honduras. Ora di nuovo nella sua casa. La voglia di riprendere la vita normale, con i contatti umani che per 3 mesi si sono interrotti. Edoardo Tavassi ha persino iniziato un dialogo con i suoi followers ai quali ha permesso di rivolgergli le domande che più li incuriosivano. Ha raccontato di quanto sia stata dura l'avventura in Honduras. Tutto quello che la TV ha mostrato era la realtà, per questo ha confessato che non ne vuole sapere di vacanze in posti sperduti ed incontaminati. Come riportato da ilmattino.it, l'ex naufrago ha desiderio soltanto di cemento, cavi per la connessione ad internet e di Netflix, ovvero tutte quelle comodità che per 99 giorni non ha avuto a disposizione. E quando poi qualcuno gli chiede qual è il suo lavoro, lui risponde alla sua maniera, con simpatia ed immediatezza. Ecco la sua risposta, il mio lavoro. Quando è arrivata la domanda dell'utente riguardante il suo lavoro, Edoardo Tavassi è rimasto colpito dall'emoticon sorridente che accompagnava la domanda, quasi che il suo interlocutore pensasse realmente che non svolgesse alcuna attività lavorativa. Perché ridi? Non posso lavorare? Lavoravo prima e lavoro anche adesso, questa la sua immediata risposta, come riportata da Fanpage. Edoardo Tavassi è entrato poi nel merito della domanda, spiegando che lui, da sempre, è un creator di video, faccio i video per i chirurghi plastici. Sto in sala operatoria mentre aprono le persone e io riprendo. Una risposta che ha sorpreso non poco i suoi interlocutori e, se possibile, ha reso ulteriormente interessante conoscere la persona oltre il personaggio. Alla fine qualcuno gli ha anche chiesto cosa risponderebbe se gli proponessero di partecipare al Grande Fratello VIP e anche in questo caso la sua simpatia non è venuta meno. Starei dentro una casa, con i divani, posso fumare, posso mangiare, perché no? La sua risposta. Come dargli dopo 99 giorni vissuti da naufrago? Letteralmente. Questo è tutto per le notizie di oggi, assicurati di lasciare il tuo commento e iscriviti al canale qui sotto per ulteriori aggiornamenti sulle notizie. Grazie per la visione.